differenza, vedi? Gli intellettuali e i non. Io sono uomo in camicia, cravatta. Il manager e. Il manager dei Rolling Gamers. Siamo arrivati finalmente a quel punto. Lui è il manager dei Rolling Gamers, sì, è lui che gestisce. Quindi, se volete un appuntamento con noi, dovete parlare. Quindi, finalmente arco le donne. Ma non vedo neanche delle donne qui. Ma i manager sono in quella linea, vanno? Però... io avevo capito 10 anni. Sarai un manager triste, purtroppo siamo un gruppo triste. Siamo tristi, però questo è bellissimo. Guarda, guarda qui. Guarda, mi piace. Guarda. Devo fare una giacca comunque. Bentornati sul nostro canale. Oggi siamo, come dicevamo prima, due abbastanza differenti, oggi ma oggi ci siamo regalati. Allora, vai. Allora, stupiscimi. Oggi è il gioco, parliamo sempre così. Siamo nella GDR, gioco di ruolo. Quindi voi vi aspettate D&D o Still Life? Basta, mica possiamo fare solo quello. Cioè, e che cavolo, ogni tanto dobbiamo, cambiare. Qui c'è una sorpresa dagli anni 80, per così dire. Una sorpresa sorprendente, sì, così nuova che faccio. Già prima si era un po' vista, ma adesso. Non so se si vede bene, provo ad avvicinarla, però non avvicino troppo perché si Ma male che va. Allora, non so se avete riconosciuto la copertina, magari vi viene in mente un lontano film. Voi quello? Sì, tra l'altro il cast purtroppo alcuni non ci sono, tra cui lui. Abbiamo nominato David Bowie e stiamo parlando di Labyrinth di Jim Henson. Allora, un film, come vi dicevo, Labyrinth dove tutto è possibile, uscito nell'88, io insomma non ero nato neanche io. Noi ce lo ricordiamo perché poi ci siamo visti già. Sì, a ballare uno te l'ho dato sempre tutti i sabati pomeriggio per tutta la vita. Era un quei fantasy che si facevano una volta, mi viene da dire, prima del Signore degli Anelli, nel senso che erano fantasy un po' più... Okay. Quindi c'è... dolci, DC e AC, avanti Cristo, dopo Cristo, c'è cioè, sì, è quello. Prima Signore degli Anelli, dopo Signore degli Anelli. Sì, quindi questa è. Che parliamo, ecco, ad esempio, di Labyrinth, di Fantasia, mi viene in mente. Tutti questi qui, dove tra l'altro, siccome la computer grafica, quella grossa, la portò Jurassic Park e poi Signore degli Anelli, qui ancora c'è qui proprio i pupazzi. I vari personaggi che stavano lì dentro. O i Muppet, tra l'altro chi lavorò al film era quello che creò i Muppet, che aiutò con tutti i costumi, le scene. Si scoprono cose dopo 30-40 anni. Andiamo per prova. Dunque, gioco di ruolo sull'Labyrinth. Ecco, e questo è il manuale. È uscito un manuale, è stato curato da, lo dico subito, Ben Milton, che è l'autore dell'avventura al suo interno, e da Jack Caesar, che si è occupato, tra l'altro guarda che personaggio, e si è occupato delle regole. Hanno creato questo gioco ispirandosi al mondo magico di Jim Henson, dove tu interpreti il re dei Goblin, che nel film lo fa il compianto Bowie, e tremo la sua canzone in sottofondo. E permetti a un gruppo di entrare, non ti immagini, il copyright ci può, quindi non la modifichiamo, ma lo faremo lo stesso. Oppure alla fine la canticchiamo noi. E dove un gruppo di avventurieri entra all'interno del labirinto e deve giungere, percorrendolo, al cospetto del Goblin, del re dei Goblin, e sconfiggerlo. Ora, perché ho deciso di portarvi questo manuale? Perché ha tutti gli effetti un manuale. Uno, è pensato per essere, per così dire, un entry level. Ovvero, una persona che gioco di ruolo non sa manco che significa giocare la parola. Che significa? Tu gli puoi presentare questo, tra l'altro, difficile, ma se alla nostra età magari ha anche visto il film, quindi non dico che capisce qualcosa, si ambienta facilmente, ha quel guizzo lì in più, certo. E questo manualetto, tra l'altro, quante pagine? 294, di cui l'ultima pagina poi sono tutti easter egg che riguardano il film, come potete vedere. Bene, ha fatto tanto bene, con tutte le scene del film. È, ve lo dico subito, anche un buon manuale fanservice, perché comunque è ben voluto. Parlavamo tra l'altro degli animatronics, si chiamano così, i pupazzi. Voi li conoscete sicuramente, magari i personaggi. È fatto in modo che uno che non lo conosce possa giocare con il Red Goblin, che è il DM, per così dire, e 4, 5, non c'è un limite vero e proprio. Naturalmente per piccolo è meglio il gruppo, come sempre. Certo. Le regole sono basilari, cioè prende le prime 20-30 pagine. Ti volevo chiedere le regole, che semplice, cosa. Semplice. Adesso ve ne approfondisco. Tra l'altro, il manuale, voglio magari cercare di aprirvi le prime pagine, è fatto in un modo particolare. Innanzitutto, ci sono dei dati. Ha dei dati al suo interno. Incastrati. Non posso più. Sì. Vuoi toglierli?
dei dati, vediamo in diretta, vai. Ecco lì. Dei dati con un gufo che è l'uno, quello è l'uno. Quando butta male un gufo è l'uno. Troviamo all'interno citazioni del film, disegni bellissimi che si ispirano a quelli del film, veramente molto 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 belli. Ecco, tutte le regole, qui ti dice tra l'altro, nella pagina 6, cosa ti serve? Il libro, dei dadi, una carta, matita e gomma, le schede, sì, che ti fornisce per le fotocopie, e le schede dei Red Goblin e dei personaggi, basta. Eccole qui, abbiamo le schede, semplici semplici. All'interno di queste schede, nome, la stirpe, ovvero la razza su D&D, e dopo ve le citerò, la descrizione, tu puoi descrivere il tuo personaggio, un ritratto, puoi disegnarlo. E poi andiamo al core del sistema del gioco, i PNG che incontri, i tratti e i difetti. Ora qui le caratteristiche, per così dire, che sono su D&D, sono riassunte in tratti e in difetti. E a me mi piacciono tantissimo. Tu scegli una razza, sì. Di quella razza poi, o lui te lo dice il manuale, o te lo forniamo noi. Tu puoi farlo tramite un tiro di... c'è una scheda, le classiche tabelle precompilate che poi... ti fai dei tipi di dati. Oppure te lo puoi inventare, basta che abbia un senso, ne parli con il tuo re dei Goblin. È molto bello, per questo che ti dice sempre non ti preoccupare, non dovete studiarlo tutto, è semplice, lo aiutiamo noi. E i tratti e i loro difetti saranno praticamente le gira con quali il personaggio andrà avanti e compirà le azioni oppure interagirà con i personaggi. Ad esempio... allora, vi dico le stirpe che vi parlavo prima, e poi di ogni stirpe, come potete vedere, c'è anche l'immagine. Sì, stirpe dei nani. Che poi ce ne sono. Sì, intanto vi dico le stirpe. Allora, il bestione cornuto, il cavaliere del tempo che fu, che sono tutti cavalieri sì, devoti, tutti quelli che comunque appaiono. Il fiammetto, i fiammetti erano quegli esseri che sparavano fuoco dalle dita. I goblin, che poi Labyrinth, la città dei Goblin, sono i più, per così dire, i più numerosi, sì. I nani, che sono quelli addetti a riparare, a costruire il labirinto, o a modificarlo. Gli umani, ogni tanto nel labirinto compare qualche umano, come quello della protagonista. E i vermi, sì, non so se ti ricordi, nella prima parte del film c'è un verme che gli dice alla protagonista: guarda, se tu vai alla dritta arrivi direttamente al castello, è tipo, il brocaliffo di sì, però lei non gli dà retta nel film e va per un'altra strada e il film poteva chiudere lì e invece aveva date quindi date. Ricordate, date sempre retta ai vermi, sì sempre dare retta ai vermi. E per ogni stirpe ti fornisce magari degli istinti, dei tratti. Ad esempio, prima diciamo che il cavaliere del tempo che fu è onorevole. Cioè, cavaliere. E come tratto anche, ad esempio, destriero, che può cavalcare qualcosa. Sì, sono piccolini, loro di solito cavalcano tipo polli, cose del genere. I bestioni cornuti di solito sono molto grandi, quindi possono spostare grandi cose. Sì, però, sarebbero gli orchi di D&D praticamente. Però che accade che come difetto, magari se loro si trovano a passare su un ponte traballante, essendo pesanti, c'è il rischio che spaccano il crollino o che spacchino tutto. Ci sono i vermi. Carini, sono fantastici. I vermi, essendo molto piccoli, ad esempio come stirpe, possono scalarli i muri. O possono passare magari un bestione cornuto, no, ma loro sì. E sono tutte chicchette qui che ti danno l'idea di come poter impersonare la creatura che tu vuoi giocare. E poi ad esempio loro ti mettono sollevare e spingere come tratto, oppure saper cantare e ballare. Ah, ok. Oppure essere coraggioso e resistente. Sì, ti danno tutte correre e saltare. E poi ti dà dei difetti. Dei difetti in cosa? Ad esempio che è ingenuo. Bello, mi piace. E quindi mentre cammina nel labirinto incontra delle persone. Quindi questa è la parte ruolistica, sì, diciamo. Sì, è tutto. Perché a parte anche di qua. È tutto qui. Brusco, che magari poche, risponde male. Poche cose e semplici da capire proprio perché per chi non ci ha mai giocato, effettivamente. Oppure vigliacco. Naturalmente lui ti dice: se mettete il difetto vigliacco non potete mettere il tratto coraggioso di sistema. Certo, non vado d'accordo. Se lo mettete vigliacco, magari c'è uno scontro e io non io scappo. Ho ragione, faccio un goblin vigliacco. È colpa mia se sono nato così. Ti dice che cosa vuoi fare il gruppo. Di solito il re dei goblin ruba qualcosa a ognuno del gruppo, un ricordo, certo, o un bambino. Per dare uno scopo comune, esatto, un bambino. Sì, come giusto per andare fuori dal. Abbiamo, sempre io aprendolo, qui siamo a pagina 22, abbiamo le prove. Come su D&D, quelle dove tu fai un salto, una prova d'atletica, una prova a percepire. E qui il re dei Goblin gli dà il livello di difficoltà, la CD. Ok.
con un tiro di dadi da due un gioco. Ah, ragazzi, quindi usano sempre solo il D6. L'uno non vedo che non è contemplato. L'uno è sempre critico, praticamente sempre. Prendi proprio solo schiaffi. Però più è basso e più è facile tra superarlo. Tu devi superarlo. Okay. Però più si alza. L'uno è un malus comunque, quindi non deve uscire. Ma se ti metto due, un due è lo dice gioco da ragazzi. Ragazzi. Poi sale, non è proprio un gioco da ragazzi. Se devi quindi fare tre. Il master decide, il giocatore tira. E in base al livello che fa, se lo supera. Ok. E scusa, come faccio a superare una prova da 6? Con un dado da 6? Infatti, qui che ti dice? Che mi dice? Dov'è? Non è giusto. Non è giusto. A volte capiterà magari che il Great Goblin ti fornirà un altro dado, come vedete ne sono due, oppure succede qualcosa tale che, ad esempio, c'è una prova da 6, se la faccio da solo è da 6, ma se tu mi dai una mano, perché di là hai messo che sono un intrepido cavaliere che aiuta le donzelle in difficoltà e tu magari sei una donna, io vengo detto aiuto, si somma, tiriamo due dadi, diminuisce la difficoltà. Ah ok, abbassa la difficoltà, a seconda di sempre un dado, basta di uno, di due. Abbiamo vabbè, equipaggiamenti, come sempre, infatti qui dici lavorate insieme, non è una gara, cioè questo è fatto apposta perché uno che non l'aveva letto lo legge, è semplice. Anche il fatto di creare personaggi non è che uno se lo fa col background da solo, ma si costruisce un po' tutto insieme. Sì. E arriviamo poi al succo, perché come è fatto proprio questo, come è pensato il manuale? Abbiamo dei capitoli. In ogni capitolo ci sono delle scene, le scene sono le due pagine all'interno, ogni due pagine è una scena. Ti dice come svolgere quella scena, ci saranno scene di prova fisica, scene di prova mentale, scene di sola interazione, scene in cui bisogna risolvere un indovinello, scene in cui bisogna scovare qualcosa, insomma tutto quello che puoi dare magari... degli obiettivi. Sì. Tu li fai e tiri il dado, a seconda della somma, della pagina in cui c'è quella scena e del dado, vai alla scena successiva. Quindi può capitare che vai non solo alla scena successiva, ma magari al capitolo successivo. Quindi salti completamente tutta l'altra cosa. Sì, cioè. E tra una scena e un'altra, perché questo è ambientato su un labirinto, no? Quindi tu ti svolgi una scena in un determinato luogo e poi vai alla prossima scena e nel frattempo attraversi il labirinto. Mentre attraversi il labirinto, ti svolgi un'esplorazione, succedono varie cose. Tra l'altro il manuale ti dice che puoi anche rivisitare le scene. Quindi il discorso è che se... tu lo giochi una volta, fai delle scene, bravo, e tu hai già capito. Puoi rigiocarlo per andarti a godere una parte che tu non hai mai visto. È voluto così. Ci sono tanti calci. Non è solo una partita. No, lo puoi fare più e più volte, anzi, poi vi dirò la fine, che è molto bella. Dicevo, tra una scena e l'altra esplori, e nell'esplorazione, adesso vado a prendere il capitolo... No, vabbè, prendiamo il capitolo Dedalo di Siepi, tra l'altro ogni capitolo corrisponde a una zona famosa del labirinto. Tu appena lo apri... ti dice suggerimenti nell'esplorazione, ovvero tra una scena e l'altra ti dice tu Red Goblin puoi far sì che loro mentre esplorano il Dedalo trovano un picnic, ti dà tutti dei suggerimenti, oppure degli incontri e si scena quello che nel manuale vengono definite scene d'azione, i combattimenti sul manuale di D&D, e ti dà tutti dei consigli, ti dà inoltre l'atmosfera, una leggera pioggerellina, e quindi magari le difficoltà possono essere meno gravi oppure più gravi a seconda della e queste sono tutte le scene le scene di un capitolo, le scene di un capitolo che, come giustamente dici tu, non è detto che le metti perché non è detto che le incontri, quindi può darsi che se poi lo giochi lo stesso gruppo magari uno se le segna e poi se le rievita anche in qualche modo, magari forzando un po' la cosa per viversi poi in un'altra parte. È forte, forte e... queste sono le funzioni. Le scene sono di tutti i tipi, sì, questo ce l'ha, è il Red Goblin, così. Però il Red Goblin, ad esempio, in questa scena qui, fornisce a loro questa mappa qui, e che succede, ad esempio? Io l'ho aperta a caso, qui ci sono delle trappole, loro partono da qua e devono arrivare alla partenza, punto 1, e devono arrivare all'uscita, punto 2, e dove vedi le stelline sono degli incontri con i Goblin, dove dovranno scontrarsi. Okay. Quindi se loro vanno su quelle caselle, parte lo scontro. Come fanno a evitarlo, ci sono degli oggetti magici che possono incontrare, le loro skills e tutto quanto. Abbiamo scene su scene di vario tipo, bello. Tutte ben strutturate, con conseguenze fra l'altro. Che poi, come mi diceva prima di accendere la videocamera, mi diceva ci sono
tanti spunti e tante particolarità di enigmi, di incontri strani, che possono comunque anche dare spunto poi per un'eventuale campagna di D&D e quindi sì, adattarli poi in quel modo. Sì. E quegli enigmi secondo me sono anche riutilizzabili, perché alla fine uno lascia la stessa tipologia di labirinto, ad esempio, e poi... Allora, io e lui non ci siamo programmati per fare questo video, ma ci stai azzeccando tutte le cose, perché lo dice anche in manuale. Magari ricapita la stessa scena, magari potrete anche ritornare, volendo il gruppo a volte può tornare indietro e rifare una scena, e ti suggerisce altri avvenimenti. Certo. Ad esempio, se una scena, non mi ricordo bene quale purtroppo in questo momento, ti dà una serie di enigmi, e lei ti dice... voi fategli fare questo enigma qua, poi se capita che ci ritornano, sì, cambiate enigma, ve ne suggeriamo tot. Oppure una cosa fighissima, adesso vi dico proprio una scena. Franz e Cleo, un grifone e una spinge si crogiano al sole in fondo a un cortile lastricato a mattonelle bianche e nere. Altri viaggiatori, Franz, borbotta stiracchiandosi la spinge. Il grifone vi scruta dubbioso. Pensi che ci daranno del filo da torcere, Cleo? E praticamente tu incontri questi due grifoni, questo è il grifone e abbiamo detto la sfinge, che vi preparano a un gioco che è simile agli scacchi, in cui tu li devi sconfiggere. È più semplice, ti ricordi il XXX e la fila 3, è quel gioco lì, e devi sconfiggere loro due. Se ce la fai, passi la sezione del labirinto. Non ce la fai, ecco, adesso arriviamo a quel che succede. Tu hai 13 ore, come nel film, per fare tutto il labirinto. Se nelle 13 ore non riesci ad arrivare dal re dei goblin a sconfiggerlo, il labirinto ti assorbe. E diventi? E succede che tu diventi parte del labirinto. E lo sai che succede? Il gruppo perde quei giocatori, ne fa altri e li rincontra. E li rincontra, ormai loro sono assorti e assemblati all'interno del labirinto. E hanno 13 ore, quando falliscono una scena perdono un'ora. Ok, quindi... è anche pensato per poi farlo rigiocare anche agli stessi giocatori. Alla fine arrivi dal re dei goblin al suo castello, devi sconfiggerlo e se ce la fai... sei bravo. Se ce la fai ti dice, pagina, verso le ultime pagine, adesso non lo voglio, se lo trovo bene. Tra l'altro qui c'è tutta una parte in cui ti dice tu incontri delle mani, questo è tratto dal film, tu cadi in una botola dove ci sono solo mani, le mani iniziano a parlarti e lo fanno tramite dei gesti. E allora ti dico... io sai che stiamo spoilerando troppo. Non vuoi spoilerare troppo, però tu cadi e io faccio agli altri. Voi dovete mimare le mani, io sono il ricordo di più, voi dovete mimare le mani tramite dei segni che io vi dico, e tu devi capirlo. Se non ci riuscite, lui si salva, se no perde tutto. Per me poi ci segna un'ora e mezza. sì, guarda qua che roba poi. Comunque, se arrivate alla fine, che non trovo, mettete una bella firma, eccola qua, il registro degli ospiti, firmate, tra l'altro qui ci sono gli ospiti del film, Sara, Bugo, Gogol, tutti quelli... Cavolo, quindi non sarai mai il primo a firmarlo, perché già l'hanno firmato. E uno di voi diventa il re. Uno di voi diventa il re, quindi te lo passa e lo rigiochi con un altro re che ha comunque delle idee differenti. Sì. Cioè, ti rendi conto che fighissimo. E tra l'altro quanti idee tipo da... certo, fighissimo. Cavolo, complimenti signori che l'hanno usato. In Italia Need Games, okay, che è associata a Asmodee. Okay, se andate su Asmodee o direttamente da Need Games lo potete già ordinare. Prima era in preordine, lo potete ordinare sulla quarantina di euro. Se lo preordinavate mi sembra 35 euro, l'ho preso a 35, ma è anche da... considerando che c'è un manuale per giocatore, avventura e master. Che bella la copertina. Sara, l'attrice protagonista del film, ha questo. È vero, c'aveva un libro rosso. Ecco perché dicevo, è molto fanservice, ma un bel fanservice. È un bel, e non è solo fanservice, è anche un bel gioco. Ah sì, no, è veramente una bella idea, deve essere carino. Con quando tu finisci una scena, il segnalino lo metti lì e fanno parte del gioco. È diverso colore. Il segnalino che mi è caduto adesso lì ti dà il riassunto del Re dei Goblin e dei personaggi. Quindi anche lì quello lo puoi far circolare proprio riassunto. Cioè nulla è sprecato, in un manualetto c'è tutto. Esatto, cioè, in 40 euro c'è tutto. Vabbè, questi sono ispirate all'old school essential di cui parlavamo in un altro video, con però regole talmente basilari da far giocare chiunque, che però ti possono far divertire veramente tanto. Cavolo, bello, sono curioso adesso di giocarlo sinceramente. E poi io voglio farlo ad esempio fare a un gruppo di amici miei che il film non erano mai, sono nati tipo vicino al 2000, non sanno manco che è il film. Tu gli fai vedere un capolavoro, perché comunque The Labyrinth è considerato un capolavoro, glielo fai vedere e poi ci giochi.
e vedrai che quelli... Sì, è vero. E a noi, vecchia guardia, che già il film lo conosciamo, cioè magari ci vogliamo dire. Ok, io il film ad esempio non me lo ricordo, però lo vorrei giocare e poi guardare il film. Per dire, ah, quelli erano, ah, ma io vi ho combattuto, ah, ma io vi ho sconfitto. Sarebbe bello. Poi tra l'altro, cioè, questi sono i dati. Ah, voi mettiamo dentro. A fare un bel verme quel personaggio. Esatto, la prima cosa infatti è il verme. Vigliacco e non avevo visto gli altri tratti, quelli... Quelli così, che mi possono ammigliare. Esatto. Voglio fare un verme vigliacco. Bellissimo. Beh, un verme vigliacco, cioè, tutto. Perfetto, io dico che per me stasera lo possiamo giocare. Allora, se ho convinto lui, devo convincere anche esatto, voi. Esatto, cioè, credo che sia convincente come cosa. È una buona proposta per un gioco di ruolo per chi non ci ha mai giocato. Fine, il succo è questo. Detto questo, vi salutiamo. Come al solito vi ricordiamo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare, farci sapere se lo avete provato o che cosa ne pensate, se vi piacerebbe provarlo. Se il video vi è piaciuto condividetelo e se non siete iscritti al canale iscrivetevi e attivate poi la campanella in maniera tale da essere sempre aggiornati per l'uscita dei nostri nuovi video. Ciao ciao!